a voi. Siamo venuti ad avvertirti che adesso le cose sono cambiate. Fino a una settimana fa facevate il vostro comodo. Ma ora è venuto apposta da Reggio uno che non scherza con chi non vuol pagare quello che è dovuto. Ma come? Io ho sempre pagato. Non è vero che noi paghiamo al governo? Non fingere di non capire. Non parlo del governo, ma dell'onorata società. Poi ognuno ha le sue idee. E sul mio lavoro nessuno ha il diritto di mangiarsi sopra. Tu la legge te la fai per conto tuo? No, soltanto che io non riconosco la vostra. Bada che senza protezione c'è il rischio di rimetterci. Un incendio fa presto a scoppiare. E ricordati che un uomo senza amici qui è un uomo perso. Ma io ce l'ho un amico, è buono anche. Guardate. E tu vai a prenderne. Posso offrire? Stai bene a sentire, Peppe Musolino. A noi gli scherzi non piacciono, e tantomeno al nostro capo. Ah, sì, che ci avete un altro capo adesso? E di Antonio Schifisi che ne avete fatto? Pensa a te. Ora c'è qualcuno che è deciso a farsi rispettare, o per bene o per male. Salute a tutti gli amici. Salute. Hai tempo fino a domenica. Domenica, sì, festa grossa, San Cosimo. Scenderò certamente in paese. Voglio spassarmela un poco. Senti, Peppe, tu vai in cerca di guai. Ricordati che con la mafia nessuno ce l'ha mai potuto spuntare. Ah, tieni, dalli ai tuoi ragazzini, ne hai un reggimento. Andiamo, su! Oh, ricordati queste, puoi fare anche due al soldo, eh. Vai, tieni. Oh, con la vaniglia, vacci piano, basta un'impolveratina così, hai capito? E non fermarti soltanto qui, gira un po' per il paese, sbrigati, muoviti. Martini, a lui. Eccomi, eccomi. Ecco, a voi. E buona salute. Ecco qua, questo è il Ciro. Ed una botte nuova, questa è proprio roba per voi. Apri la porta. Apri, ci deve passare. Mi date un toscano? Questa sera all'Ave Maria. Ma oggi è festa, come faccio? Devo parlarti. All'Ave Maria. Mara! Mara, prepara un po' di bicchieri puliti, eh? Salute. Buongiorno, buongiorno. Caro Don Pietro, avete dormito bene? Beh, a Reggio si dorme meglio. Quando tornerete vi faremo dormire meglio che a Reggio. Bravo. Ma date in carica vostra figlia dalla mia stanza. Così potremo apprezzare le sue qualità domestiche. Non è vero, Maruzza? Io non sono buona a fare nemmeno il letto mio. No, scherza, scherza, caro Don Pietro. In quanto dono di casa non ce n'è un'altra migliore in paese. Eccola i vostri amici. Adesso vi porto quel buon vinello di ieri sera. E va bene. Oh, buongiorno, Don Pietro. Buongiorno. Dunque, io, Turi e Matteo abbiamo fatto il giro per il paese. State tranquillo, Don Pietro, tutto va bene. Il paese risponde. Bravi. No, no, Maltese. È vostra figlia che ci deve servire. Certo, Don Pietro. Tieni, Mara. Ma che hai fatto? Non voglio che tu vada a quel tavolo. Torna dietro al banco. Ma che succede?
Scusatemi. Tu sei Giuseppe Musolino. Ti conosci? Mi hanno parlato di te. Sì, lo so. Beviamo un bicchiere. Maltese un po' di vino. Subito, Don Pietro. Pago io. Perché? Mi hanno detto che non ti piace pagare. È così. Vedo che ti sei deciso a scendere in paese. Sì, sono sceso perché voglio vedere mia madre e per la festa. E per niente altro? Niente altro. Fai male a parlare così. Qui tu lo sai, chi ha pagato ci ha sempre trovato il suo beneficio. Sì, allora succede come il mese scorso a mio cugino Saro, che gli hanno rubato il mulo. E chi glielo trova? E che si paga a fare allora? Adesso comando io all'onorata società. Per me è lo stesso. Ti accorgerai invece che è molto diverso. Seconda volta che rovesci il mio vino senza chiedervi scusa. Ma fai il reggio tu! Ma è stato lui a cominciare. Gente come questa non la voglio nel mio locale. Guarda qua che roba, che roba. Sì, sono stato io, brigadiere. Ma certa gente si sbaglia se crede di venire da fuori a dettare leggi qui. Vieni, Beppe. Andiamo a fare due passi. Con voi anche quattro, brigadiere. Via, via. Fate passare. Via. Avete il labbro spaccato. Via. Go. Beppe. Per oggi lì dentro tu non ci metti più piede, eh? E allora, come sempre, hanno ragione loro. Voi sapete come stanno le cose, brigadiere? Qui nessuno parla, nessuno vede, nessuno sente. Ma che posso fare io con tre uomini solo al mio comando? Vai, vattene. Vai a casa della tua vecchia, non cercare guai. Vai. Vai, vai. Arrivederci, brigadiere. Ve lo dicevo, don Antonio, che quello bisognava farsene amico. Mi è stato sempre antipatico, ma non c'è che dire, un uomo di fegato. Ha spaccato il labbro, don Antonio. Ci è venuto da lontano per metterci a posto questo signor Solemi. Ma intanto cosa si fa? Quello ci fa fuori a tutti. State zitto, Rocco. Voi a furia di stare in mezzo a candele, campane, chiese, siete sempre funerio. State tranquilli. Siamo ancora vivi. E fino a quando c'è vita c'è speranza. Marco! Marco! Ehi, Beppe! Ci voleva la festa grande di San Cosimo, per vederti. Era un mese che non scendevo. Voglio salutare mia madre. Fammi andare sul monte a carichi. Ma oggi è festa. Il lavoro è fermo, non posso farlo andare avanti per te. Dai, dai. Leva il freno che ci ho fretta. Tieni. Va bene, va bene. Ciao, grazie. Ai, ai! Attento, Beppe! Attento! Oh, santo Dio! Ti sei fatto male! No, roba da poco. Ma il mio berretto? Oh, berretto? Va a pensare al berretto. Quello te lo trovo poi io. Sì. Oh, e niente, ma qua a Ruggine c'è poco da scherzare, sai? Senti a me. Vai in da dottore che sta qua vicino. Ai, ma quello lì è sempre ubriaco. Beh, ma per la medicazione è buono anche lui. Di quella pira lo rendo fuoco, tutte le fibre arsi avvampò, or suspegnetela, odio fra poco, col sangue vostro lo spegnerò, così lo spegnerò. È uno sgraffio. Pizzica, dottore. Pizzica, ma disinfetta. Dove te la sei fatta? Prendendo la teleferica. Sì, andavo a trovare mia madre. Dovresti andarla a trovare spesso. L'ho vista la settimana scorsa. È vecchia, Peppe.
Nella pira la renda. Dottore, ma sempre la stessa cantate? Sempre. Sai come mi chiamavano all'università? L'orrendo fuoco. Perché la cantavo bene e avevo il fuoco io. 20 anni fa. Dottore, io ho fretta, per favore. Sei giovane, hai tempo tu. Festina lente, affrettati lentamente, diceva Augusto Imperatore. E ha campato 80 anni. Sì, da quando è arrivato mi gira sempre intorno. Ieri mi ha detto che vuole sposarmi. Sì, e tuo padre ti vende come una pecora. Ha paura, lo sai. Lui fa tutto quello che vuole Solemi. Ma a me non importa quello che vuole Solemi. A me importa soltanto quello che vuoi tu. Ma che dici, Beppe? Io voglio bene a te solo, lo sai. E allora perché non andiamo via? Via? Dove? Ma via di qui, lontano da queste canaglie. Io conosco della gente in Francia che lavora, guadagna. No, Beppe, così no. Non mi piace così. Ma io ti terrò come la Madonna. Come ti ho tenuto per tutti questi anni che ti conosco. Fino a che non ti avrò sposata. Mara. Mara. Mara, ma allora non vuoi. Farò tutto quello che vuoi tu, sempre. Comincia la festa, devo andare. Sai, per venire qui ho detto che scendeva a prendere lo scialle da zia Virginia. Addio. Mara. Addio, papà. Addio. Mara! Mara! Verrò più tardi in paese, magari a vederti di lontano. Va bene, ti aspetto! Attenzione che vi arresta a tutti, eh!